Sa, prova. Sa. Allora. Sa, sa, pa. Ok. Sì. Ok. Perfetto. Allora, buonasera Giuseppe, Dio ti benedica. Benvenuto. Sa. Ok, ci siamo. Ok, un minuto e cominciamo subito. Gloria a Dio. Vogliamo fare un piccolo sermone. Gloria a Dio. Benvenuti a tutti i presenti. Gloria a Dio. Santo, santo, santo. Allora, aspetto proprio un attimino e poi cominciamo. Gloria a Dio. Santo è l'Eterno. Viva Cristo. Pace Patrizia, Dio ti benedica. Amen. Gloria a Dio. Santo, santo, santo. Pace Christian, pace principessa. Bryet, pace Dio ti benedica. Santo l'Eterno. Spero stiate tutti bene. Pace Fiorella, gloria a Dio. Gloria a Gesù. Amen. Allora, gloria a te, Signore. Allora, io direi di iniziare. Sì, tanto già avvertito. Allora, vogliamo fare un piccolo sermone, come sempre, lo vogliamo dedicare a tutti quei fratelli, sorelle, tutte quelle persone che magari non hanno un luogo dove riunirsi e quindi si riuniscono anche alle volte chi mi scrive due persone dentro casa. Pace Giovanni, gloria a Dio. E quindi magari non c'è chi può portare la parola e così via discorrendo. Allora, vogliamo dedicare un sermone a tutti questi fratelli. Gloria a Dio. Voglio ripetere di non sentirvi, utilizzo questo termine, no? Menomati o di classe B o di classe C, perché non avete un luogo dove radunarvi. No, assolutamente. Chi pensa queste cose, chi punta il dito contro di voi, è perché oserei dire addirittura che non è nato di nuovo. Ma la parola di Dio non dice questo, anzi, dove due o tre sono radunati, ivi sono in mezzo di loro, ha detto il Signore Gesù Cristo. Amen. Pace Daniela, pace a te e al fratello Giuseppe. Pace Francesca. Quindi gloria a Dio. Allora, vogliamo fare un piccolo sermone, ricordiamo che stasera è un sermone, non è uno studio, una piccola meditazione. E sentivo molto il desiderio di portare un piccolo sermone e non sapevo minimamente che cosa portare. E circa un paio d'ore fa, prima di mangiare, mi sono messo un po' a pregare e lodare il Signore. E mi è venuto in mente proprio questo argomento, Noè. Ho detto sì, parliamo di Noè. Gloria a Dio. Quindi vogliamo fare un piccolo sermone su Noè, sui dì di Noè, pochi versi. Quindi non è uno studio, è un semplice sermone che, come tutti i sermoni qui in Italia, secondo me dovrebbero durare circa 20 minuti. Circa. Gloria a Dio. C'è un perché, secondo me, eh? Gloria a Dio. Non è uno studio biblico, quindi. Quindi prendetela in questa maniera. Pace ai nuovi arrivati, Daniel, Enza, Monica, Aurora, Dio vi benedica. E volevo fare l'avviso anche sull'altro canale, sul vecchio canale, poi mi sono detto, ma no, ma lasciamo stare le cose così.
Come dire, lasciamo un po' le cose, scusate questo termine, forse sarà improprio, in famiglia. In fondo la maggior parte dei nuovi iscritti, che appunto vi siete iscritti in questo canale, è perché veramente ci tenete al contenuto di questo canale e mi volete incoraggiare. Dico la maggior parte, non tutti, perché già ci sono diversi antitrinitari che si sono iscritti e vogliono anche chiamare l'attenzione, perché poi si disiscrivono, si riscrivono, perché gli piace, come dire, sono giocorello, gli piace giocare, insomma, nonostante abbiano 50 anni suonati, anche 60. Bene, allora, vi volevate far notare e vi abbiamo notato, quindi vi, cari antitrinitari, vi saluto, che Dio vi benedica. Se ci tenete così tanto a chiamare l'attenzione per noi, va bene, siete i benvenuti. Così ascoltate un po' di sana dottrina e la smettete di dire che non c'è una trinità, ma poi, insomma, fate voi. A noi non ci fate del male, fate del male a voi stessi. Che Dio vi benedica. Benissimo. Bene, detto questo, comunque non ho fatto l'annuncio sul vecchio canale, ho detto ma no. Chi voleva iscriversi l'ha già fatto e quindi gloria a Dio, sono contento così. Allora, sento molta gioia, sono contento, fratelli, siamo contenti. I dolori ci sono, le prove non mancano mai, però il Signore spesso ci fa sentire la sua presenza, in mezzo ai dolori, in mezzo alle prove, la sua gioia. Sentiamo la sua gioia, anche nella malattia, anche nei dolori di questa vita che inevitabilmente, alle volte addirittura ci flagellano. Ma in tutto questo abbiamo una grande speranza, non perdiamo questa speranza, anzi, restiamo aggrappati all'unica via per la quale possiamo giungere a destinazione, che è Gesù Cristo, la via maestra, Isaia 35. Amen. Bene, vogliamo fare una piccola preghiera e poi iniziamo. Padre Dio della gloria, Signore, veniamo a Te e Ti ringraziamo, Signore, per la Tua presenza, per la Tua gioia, Signore, per le Tue compassioni che sono infinite, per i Tuoi incoraggiamenti. Anche quando, Signore, ci rimproveri, anche quando ci castighi, come è scritto nella Tua parola, grazie di tutto, grazie che Ti possiamo chiamare Padre, Signore. Ti possiamo chiamare Signore, Tu sei nostro Signore, sei anche nostro Padre. Sei nostro Padre, sei anche nostro Signore. Tu sei tutto, Signore, grazie, sei il nostro Dio. Signore, noi Ti preghiamo per tutta la Tua Chiesa, Signore, la Tua vera Chiesa, quella che sta qui in Italia, quella che sta all'estero, Signore. In particolare la Chiesa perseguitata, Signore. Noi Te la mettiamo davanti, Signore. Proteggili, Signore, liberali, Signore. Incoraggiali, Signore. Sì, Signore. Ti preghiamo, Signore, per tutti gli abitanti di questo mondo, Signore, che non sanno quello che stanno facendo. Molti di loro non lo sanno, altri lo sanno. Tu conosci ogni cosa, Padre. Noi Ti preghiamo per loro, Signore. Ti preghiamo anche per i nostri governanti, Signore, come Tu ci comandi nella Tua parola, Signore. Oh, Signore, si sono venduti, Signore, al nemico, Padre. Noi Te li mettiamo davanti, Signore. Ti mettiamo davanti, Signore, questa nostra nazione, l'Italia, Padre. Sì, Signore. Tu conosci ogni cosa, ma soprattutto proteggi la Chiesa, Padre. Sì, Signore. Grazie, Padre, per tutti i presenti. Te li mettiamo davanti, le loro famiglie, i loro problemi, i loro parenti che magari non abbracciano la fede, li perseguitano, li scartano, li abbandonano, Padre. Ogni cosa, Signore, noi Te la mettiamo davanti. Guida Tu, Signore, la parola di questa sera. Fai che sia la Tua parola, Signore. Guida, Signore, il Tuo servo inutile attraverso lo Spirito Tuo Santo, Padre. Parla Tu, Signore, affinché il popolo sia edificato, Signore. Invano si affaticano gli edificatori se l'edificatore non edifica la casa. Ogni cosa Te la chiediamo nel nome di Gesù, che è benedetto in eterno. Amen. Amen. Allora, cari fratelli, gloria a Dio. Alleluia. Vediamo un pochino. Ok, ora l'ho preso, perché l'altra volta non l'avevo preso.
Allora, fratelli, io vi metto la parola di questa sera che si trova in Genesi e voi la potete consultare. Eccola qua. Io ho la mia Bibbia, no? Eccola qua. Ho la mia Bibbia. Leggerò il cartaceo perché io, sinceramente, mi trovo meglio col cartaceo. Allora, il vecchio cartaceo non muore mai. E ogni cosa che leggeremo, che diremo e che faremo, la leggeremo, la diremo, la faremo sempre nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo che è benedetto in eterno. Amen. Allora, sono le 20:44. Dice così la parola in Genesi capitolo 6, dal verso 1 leggeremo fino al verso 8, quindi fino qua. Ok, fino qua. Allora, or avvenne che quando gli uomini cominciarono a moltiplicare sopra la terra, che furono loro nate delle figliuole. I figli di Dio, vedendo che le figlie degli uomini erano belle, si presero per mogli quelle che si scelsero in fra tutte. Il Signore disse: lo spirito mio non contenderà in perpetuo con gli uomini, perciò che anche non sono altro che carne, e il termine loro sarà di 120 anni. In quel tempo i giganti erano in sulla terra. Furono anche da poi, quando i figliuoli di Dio entrarono dalle figliuole degli uomini. Ed esse partorirono loro dei figliuoli. Costoro sono quegli uomini possenti, i quali già anticamente erano uomini famosi. Il Signore, vedendo che la malvagità degli uomini era grande in terra e che tutte le immaginazioni dei pensieri dei cuor loro non erano altro che male in ogni tempo, si pentì di avere fatto l'uomo in sulla terra e se ne addolorò nel cuor suo. E il Signore disse: io sterminerò d'in sulla terra gli uomini che io ho creati. Io sterminerò ogni cosa, dagli uomini fino agli animali, ai rettili, agli uccelli del cielo, perciò che io mi pento di averli fatti. Ma Noè trovò grazia appo il Signore, oppresso il Signore. Gloria al nome del Padre, gloria al Figlio e gloria allo Spirito Santo. Che meravigliosa parola. Una parola triste, vero? Perché ci parla di una tragedia, ma è scritto che Dio è un fuoco consumatore, fratelli, e con Dio non si gioca. Gli uomini, oggi ho messo un video mio, nuovo, vecchio, ma l'ho messo qua sul canale, sull'inferno, dove dissi che col fuoco gli uomini giocano, col fuoco di questo mondo, sì? Col fuoco di questo mondo alle volte si può giocare, ma col fuoco dell'inferno non si può giocare. Attenzione, perché Dio è un fuoco consumatore, Dio ha tanto amato il mondo, Dio è amore, ma proprio per questo ci sarà un castigo enorme, perché è scritto in Giovanni 3, dal 16 in poi, che gli uomini, dopo aver ricevuto la grazia di Dio, che consiste nel aver ricevuto in dono il figliuolo di Dio, ebbene, dopo aver rifiutato questo, ovvero dopo che Dio ha fatto questo, gli uomini hanno preferito le tenebre alla luce di Dio. È incredibile, fratelli e sorelle. Se tu sei qui per caso e non sei un credente, poni mente a quello che ascolterai, se lo vorrai ascoltare. Veniamo più che altro alla Chiesa. Questo messaggio soprattutto è per quella piccola greggia che è molto,
molto, molto piccola. Io pensavo che, ho sempre detto che Dio salverà sì e no un 5% di tutta la Chiesa globale, ma oggi non la penso più così. È un mio pensiero, puoi essere d'accordo, puoi essere non d'accordo, ci mancherebbe. Secondo me, il Dio se salva dall'1 al 2% della Chiesa, se arriva al 3%, è un grande dato. Per quanto l'uomo ha apostatato, ha abbandonato la verità. Ma veniamo a noi. Avvenne che quando gli uomini cominciarono a moltiplicare sopra la terra, quindi ci fu un momento in cui gli uomini cominciarono a moltiplicare, cominciarono a espandersi sulla faccia della terra e moltiplicarono, dice la scrittura, grandemente. E siccome è scritto in Matteo capitolo 24 che ai giorni nostri, ai giorni della fine, sarebbe stato come ai giorni di Noè. Infatti, è scritto in Ecclesiaste 1:9 e 3:15 che la storia si ripete. E infatti oggi l'umanità si è moltiplicata a dismisura come non mai. Infatti, se voi pensate che al tempo di Giovanni l'Apostolo nel mondo c'erano circa 200 milioni di abitanti, e che circa 100 anni fa o 120 anni fa gli abitanti erano 1 miliardo e in soli 100 anni siamo diventati 7 miliardi, guardate come la parola di Dio è precisa. Appunto, se tu vai in Matteo capitolo 24, dice che alla fine dei tempi, i giorni della fine dell'ultima ora delle 10 vergini di Matteo 25 sarebbero stati come i dì di Noè. Cioè quello che è successo ai dì di Noè si sarebbe riconcretizzato nuovamente. E poi dice, furono loro nate delle figliuole. Poi dice, ora, i figliuoli di Dio, Benei Elohim, i figliuoli di Dio, vedendo che le figliuole degli uomini erano belle. Erano belle. Poi dice, si presero delle mogli, eccetera, eccetera. Poi di questo parleremo dopo. I figliuoli di Dio. Chi sono i figliuoli di Dio? No? Che alcuni prendono quel, qui in questo passo, quel insegnamento, no? Cabalistico che viene appunto dagli ebrei e che ha molto a che vedere anche con la mentalità giudaica, soprattutto quella mentalità giudaica deviata, cabalistica. Vedi, se tu prendi il libro di Enoch, parla molto di queste cose, di questi esseri, gli esseri caduti in terra, che poi che alcuni prendono appunto questa idea che gli angeli caduti si accoppiarono con le donne. Insomma, ci sono tanti fratelli nella Chiesa di Gesù Cristo che credono a queste cose, e noi li rispettiamo. Ognuno è libero di pensarla come vuole. Non sono queste poi le cose che vanno contro il fondamento. Però è una idea, diciamo, cabalistica, è una idea giudaica, no? Che noi non abbracciamo, però, insomma, se qualcuno la vuole pensare così, che Dio lo benedica. No, i figli di Elohim, Elohim nell'originale ha molti significati, ok? Quindi non significa solo, diciamo, o Dio o esseri supremi, eccetera, significa anche giudici. Questo ha molto che vedere, significa anche i principali, significa anche i principi, e così via discorrendo. Quindi i figlioli di Dio, quelli del popolo di Dio, perché ricordate che all'inizio c'era la semente della donna, non c'era ancora il popolo vero e proprio come Israele, ancora non era nato, però c'era questa semente della donna, da dove venivano i figlioli di Dio. Ora, i figlioli di Dio camminavano, ok, con gli occhi, vedendo,
vedendo che le figliuole degli uomini erano belle, no? Allora, per loro il parametro, il metro di misura, era la bellezza. Oggigiorno si sta, perché è scritto in Matteo che sarà come ai tempi, ai dì di Noè. Oggigiorno stiamo assistendo a un decadimento totale della vera Chiesa di Cristo. Sto parlando della vera Chiesa di Cristo, non degli apostati. Lasciamo stare adesso gli apostati. La vera Chiesa di Cristo sta decadendo. Invece di andare dietro alle sciocchezze, no? Che se si mette l'orecchino, se si mette il trucchino, lasciamo stare queste cose. Questo è un canale non serio, con tutto rispetto, parlando degli altri, no? Ma qui si bada al sodo. I figlioli di Dio oggigiorno, e io queste cose purtroppo le ho viste, e non una volta, fratelli miei, si stanno accoppiando, no? Gli uomini con delle donne e le donne con degli uomini, perché? Eh beh, perché è un buon partito, ma c'ha un buon lavoro, c'ha una buona presenza fisica, quello che ti pare, dice, ma non è un figliuolo di Dio. Ma poi il Signore lo salva. Salute. Perché io ti racconto una testimonianza. Tu mi racconti una testimonianza. Sì, c'era uno che si è accoppiato con una del mondo e poi il Signore l'ha salvato. Benissimo. E io ti rispondo, anche se tu ti accoppi con una persona che bestemmia Dio, che non condivide Dio, o magari che non lo bestemmia ma non abbraccia la fede, tu stai trasgredendo un comandamento di Dio. Dove Paolo dice ai Corinzi, non v'è nessuna comunione tra il fedele e l'infedele, non vi accoppiate con gli infedeli, sotto un giogo diverso. Quindi anche se poi Dio lo salverà, comunque tu hai trasgredito un comandamento di Dio. E poi ti dirò di più. Per ogni caso che tu mi porti di due persone che si sono accoppiate con un giogo diverso, un credente e un miscredente, dove il Signore lo ha salvato l'altro, io ti porto 1 miliardo di esempi dove questo non è avvenuto. Perché il 99,99% delle persone che si sono accoppiate con persone che non condividono la fede sono finite lontano da Dio. Ora qualcuno di passaggio dirà, voi siete una elite che vi sposate solo tra di voi. E io rispondo, non fare, come dire, il buonista, perché voi non siete diversi da noi. Perché voi non vi mettete con chiunque. Voi non vi mettete se non ha il buon posto, se non ha questo, se non ha queste caratteristiche, se non è come me. Io ho 2 lauree, non mi posso mettere con uno che non ha almeno una laurea. Anche voi fate queste cose. Non ci venite a puntare il dito a noi. Abbiate la cortesia di lavarvi la faccia prima di puntare il dito su di noi. Se non siete cristiani, rispettate. Se non volete rispettare, noi vi invitiamo ad andarvene. Bene, quindi, mettersi con persone che non portano la fede in Gesù Cristo, significa unire le tenebre con la luce, quello che proprio Dio non ha fatto, perché nella creazione il racconto comincia che Dio fece tenebre, luce e separò, cioè fece la luce, scusate, e separò, disse sia la luce, e separò la luce dalle tenebre. Quindi c'è proprio nella scrittura questa separazione netta. Oggi stiamo assistendo a un lascivia da parte, diciamo, dei figli della luce, dei figli di Dio, che si stanno unendo in matrimoni
con gioco diverso. Qualcuno dirà, ma non trovo. Se non trovi, loda Dio, prega Dio. Il Signore ti può rispondere, ma ti può anche non rispondere. Cosa gli disse a Geremia, mi pare, nel capitolo 16? Cosa gli disse a Geremia? Non prendere moglie. Tanto più oggi che i tempi sono brevi. Insomma, chi avrà crocifisso le proprie passioni, le proprie concupiscenze, i propri desideri carnali, andrà a trovare il Signore su nel cielo. Questa è la vera santificazione, non il trucchino, l'orecchino spiccio, e non mi venite con i casi eccessivi con 3 quintali d'oro. Non sono queste le cose, sono ben altre che stanno distruggendo la Chiesa di Gesù Cristo. Si punta sempre il dito contro quella cosina e mai contro l'apostasia grande. Ah, su quello ci chiudiamo molto bene la bocca, certo, perché poi dopo ci perseguitano. Mentre invece la cara sorella che c'ha l'orecchino non te può fare niente. Vedendo i figli degli uomini erano belle, si presero per mogli quelle che si scelsero d'infratutte. Ricordate che la parola d'ordine è violenza. In tutto questo passaggio, in tutto il capitolo 6 di Noè, la parola è violenza. Ricordate sempre questa, Hamas, dice nell'originale, come appunto l'azione terroristica. Quindi loro videro, erano belle, e allora se le presero. E questi erano i figliuoli di Dio. Se le presero. Dice, tu sei mia, così sei bella, quelle brutte, se presero quelle belle, quelle brutte le scartarono, e quindi se le presero. Quindi c'è, denota quel passaggio, una certa autorità, una certa violenza, o magari come oggi succede ai nostri giorni, anche nel mondo non cristiano, no? Le persone sono benestanti, miliardari, quindi si prendono i partners con una sorta di violenza, come dire, io ho tanto denaro, posso comprare tutto, anche il matrimonio. Mettetela anche così, ci sono tanti insegnamenti, cari fratelli, tanti insegnamenti, tante sfaccettature. Ricordatevi che oggi il mondo è come ai dì di Noè, e quindi noi dobbiamo prendere esempio, perché è scritto che queste cose sono state scritte per nostro ammaestramento. E quindi noi dobbiamo vivere una vita santa, appunto della vera santità, non dei dogmi da barzellette e da baraccone e di giovani improvvisati a predicare sulla maglietta, sulla camicia rossa e su queste barbarità. Ok? Gloria a Dio. Poi il Signore ci prende in giro, il mondo ci prende in giro, perché pensa che siamo tutti così. Il Signore disse nel verso 3, lo Spirito mio non contenderà in perpetuo con gli uomini, perciò che anche non sono altro che carne. Il termine loro sarà di 120 anni, cioè praticamente da diciamo che 120 anni, da lì a 120 anni il Signore avrebbe mandato il diluvio. Cioè gli dà un termine massimo all'uomo sulla terra, ok, di 120 anni. Questo non significa che l'uomo da lì in poi vivrà 120 anni, perché noi vediamo che l'uomo viveva anche più di 120 anni, ma che da lì a 120 anni manderà il diluvio. E Noè fu predicatore di giustizia, è scritto in Pietro. E Noè predicò in questi, non 120, ma in questi 100 anni, perché Noè, essendo di età di 500 anni, ok, generò Sem, Cam
e Yafet. Questo sta nel capitolo 5 del verso 32. Ok, quindi fu dato prima l'ordine prima di questo, perché poi dopo Noè entrò nell'arca. Tu vai a vedere il capitolo, vabbè, ma io non voglio fare lo studio adesso, non voglio fare mo lo studio, voglio fare il sermone. Comunque Noè predicò per 100 anni. Se tu prendi tutte le date e le accoppi, ti accorgerai che Noè predicò non per 120 anni, ma per 100 anni. Ma la predeterminazione da parte di Dio fu fatta prima che gli annunciasse a Noè questa cosa qua. Il suo disegno fu fatto prima e fu messo per iscritto, appunto, qua in questa occasione. Poi dopo fu dato a Noè. Benedetto è il santo nome del Signore. E lo spirito mio non contenderà in perpetuo con gli uomini. Cioè lo spirito mio, dice il Signore, non contenderà in perpetuo. Cioè Dio non è disposto a tollerare la situazione che oggi l'umanità sta vivendo in perpetuo. Oggi il mondo è sotto Sodoma, è sotto Gomorra, sotto Seboim, sotto queste quattro città che sono state distrutte. E il mondo è sotto la pazzia totale, è sotto la follia totale. C'è gente che fa dei sacrifici enormi per gli animali, fino al punto di non mangiare più carne, e si sacrifica. E poi dopo, quando ci sono gli aborti, come se niente fosse, quando gli orfanotrofi sono pieni, come se niente fosse, l'uomo è degenerato, l'uomo uccide, l'uomo ruba. L'Europa vedrà il flagello di Dio e lo sta già vedendo. Qual è il flagello di Dio oggi? L'Islam, così come fu detto nella storia che Attila era il flagello di Dio, oggi possiamo dire che l'Islam è il flagello di Dio sull'Europa. E non sto dicendo che l'Islam sia qualcosa di buono, assolutamente no. Però Dio usa un male, un qualcosa di satanico, per distruggere un'altra cosa di satanico. Però questo io ti ho costituito, ha detto al faraone. E la stessa cosa fece con Nabucodonosor, che era l'uomo più malvagio dell'epoca, tant'è che è diventato un simbolo del male, Nabucodonosor, Babilonia, per distruggere chi? Niente meno che i suoi figli, Israele. Notate, accostate la scrittura. Altro che. Quindi oggi noi europei ci stiamo approfittando del nostro prossimo, stiamo uccidendo, no? Diciamo agli altri, no? Che fanno del male, quando noi siamo i primi a schiavizzare in tutta Europa le donne nella prostituzione, i bambini nella prostituzione, il lavoro minorile, gli orfanotrofi per guadagnare soldi, quando in 24 ore potresti far adottare tutti quanti i bambini, il negozio degli aborti, il negozio dei vaccini, tutte le persone che magari nel loro piccolo potrebbero dare i soldi ai loro lavoratori, avendo la possibilità di farlo in maniera regolare, puntuale, non lo fanno. Quindi si tratta sempre di usurpare, di rubare, pur di andare con una macchina di 60-80 mila euro e così via discorrendo. E quanto altro male si trova qui in Europa? Parlo in Europa perché io sono europeo, noi siamo europei, gloria a Dio. E allora Dio permette, Dio non sopporta, Dio non tollera. Nell'antichità ha distrutto il mondo intero con l'acqua. Oggi il mondo sarà distrutto nuovamente, ma è riservato ad essere distrutto, non più con l'acqua, dirà Pietro, ma col fuoco. Attenzione, quello che viene sul pianeta è qualcosa di catastrofico. Attenzione, con Dio non si gioca. Subito dopo dice: in quel tempo i giganti erano in sulla terra, furono anche da poi.
quando i figliuoli, ecco quel passo che vi dicevo prima, i figliuoli di Dio entrarono dalle figliuole degli uomini ed esse partorirono loro dei figliuoli. Alcuni qui vedono che sono, no? Gli angeli caduti dal cielo, ma tu pensala come vuoi, no, i figliuoli di Elohim, i figliuoli. Quando i figliuoli di Dio entrarono dalle figliuole degli uomini, esse partorirono loro dei figliuoli. Subito loro, dice, costoro sono quegli uomini possenti, i quali già anticamente erano uomini famosi, eccetera, eccetera, eccetera. Qui c'è invece che vedere gli angeli caduti che si unirono con gli esseri umani, eccetera, eccetera, qui c'è invece un discorso spirituale, perché subito dopo parla che vengono dei giganti. Guarda cosa ti insegna la scrittura di profondo. Ascoltami bene. Quando un figliuolo di Dio, un evangelio, vabbè, un figliuolo di Dio, che è nato di nuovo, ripieno di Spirito Santo, dalle spalle al Vangelo, dalle spalle al Signore, e si unisce con una figliuola degli uomini, che non teme Dio, che bestemmia, che fuma, che beve, che quello che te pare. Non bestemmiare Dio non è solo dire le bestemmie, eh? È anche essere tutto fine, tutto free free e poi comportarti in maniera indecorosa. Quando una accoppiata del genere si concretizza e fanno un figlio, spiritualmente parlando, cosa nasce? Spiritualmente parlando, non materialmente, cosa nasce? Un aborto, un'aberrazione. Ti verrà su un figliuolo che di Dio o non avrà nulla o ci avrà solo l'apparenza. E queste cose io le ho viste. E allora uno dei due gli dirà, però figlio mio, Dio esiste. L'altro gli dirà, non credere a tuo padre, non credere a tua madre. E vedrai che il figlio prenderà una strada tutta fuori, tutta aliena alla parola di Dio. Nota bene le profondità di queste parole. Se tu prendi una persona tutta educata, tutta fine, tutta istruita e la unisci con il peggior delinquente del pianeta, cosa esce fuori? Quando faranno un figlio, due figli, tre figli, cosa uscirà fuori? Siamo tutti maggiorenni e tutti vaccinati. Cosa uscirà fuori? Andate oltre a quello che è scritto. Oggi stiamo assistendo a questo nel seno della Chiesa. Io ho visto pastori, senza fare il nome, che i propri figli si sono sposati con dei cattolici. E il cattolico di turno andava al culto e se faceva quattro risatine. E poi il figlio l'hanno fatto, ho saputo, pure pastore. Gli danno pure il premio. E quindi vennero fuori i giganti, uomini famosi, i giganti. Non parleremo adesso dei giganti, ma parleremo dei giganti di oggi, perché la storia si ripete. Oggi ci sono i giganti del passato, ma non guardare la cosa fisicamente. Vai adesso sullo spirituale. Oggi ci sono i giganti di oggi, uomini famosi, che hanno fatto quello che mai nessuno aveva fatto. Opere incredibili. Sì, hanno fatto i satelliti, sono arrivati sulla Luna, sono arrivati su Marte, mi pare. Hanno creato i grandi telescopi che vanno su. La nuova Babilonia, la nuova Torre di Babel. Hanno creato le grandi infrastrutture. Hanno creato le grandi cose, il microchip. Hanno creato la nuova genetica. Hanno creato la nuova scienza. Oh, grandi uomini! Tutto questo. Hanno creato le bombe atomiche. Hanno creato i missili balistici. Cosa non ha creato l'uomo? Tutto quello che ha creato l'uomo lo sta usando contro l'uomo. Ecco i nuovi giganti dell'antichità riproposti ai nostri giorni. E l'uomo di Dio
cosa fa? Ah, oh, vede una bella donna, è bella questa donna, ma non teme Dio, non fa niente, poi Dio la converte. Ecco il nuovo uomo di Dio, la nuova donna di Dio. Molti fanno questo. Non sono cose strane, non sto dicendo cose strane, sto dicendo cose che vediamo, che ci sono. E il Signore in un attimo sta per dire, basta. Io, lo spirito mio, non contenderà in perpetuo con gli uomini, verso 3, lo spirito mio non contenderà in perpetuo, il Signore non ti aspetterà all'infinito, oggi spetta a te, ma io ho le mie necessità, il Signore. Tu non conosci la potenza di Dio, perché non la stai alimentando. Quando Dio manda il suo spirito, manda potenza, ma non pensate sempre che tutto è da circoscrivere a fare miracoli, a fare questo, a fare quest'altro. Gloria a Dio per i miracoli. Amen. Diciamo amen ai miracoli. Cerchiamo i miracoli. Amen. Ma il vero fondamento della potenza è l'uomo nuovo. Non ti serve a niente fare tutti i miracoli del mondo, comprendere tutta la scienza del mondo, se poi tu non hai la potenza di essere una nuova creatura, se non hai la potenza di sentire la presenza di Dio, di sentire la sua pace, di governare il tuo corpo, di governare le tue tentazioni, non ti serve a niente aprire il Mar Rosso, non ti serve a niente. Detto questo, i giganti hanno creato il CERN, che grande affermazione. Dio ti benedica, affermazione guidata proprio dal Signore. È vero, ecco i nuovi giganti, il CERN, vedete il video sul CERN? Il CERN è tutto incentrato sull'aprire l'abisso, che ci riusciranno? No, non lo sappiamo, ma lo vogliono fare, lo hanno detto, loro vogliono aprire l'abisso. E questo sta scritto in Apocalisse. Ci riusciranno, non ci riusciranno, fa parte di quel passo dell'Apocalisse, non lo sappiamo, ma loro hanno quello scopo là, e questo è un dato di fatto. Ecco i nuovi giganti, ecco l'epoca in cui ci troviamo, e la domanda del milione è: tu le stai vedendo queste cose? Se non le stavi vedendo, ora le stai vedendo, le stai comprendendo, le vuoi accettare, vuoi prendere posizione? Vuoi combattere contro la carne, contro questo mondo, contro le tentazioni? Qual è la tua decisione? Questo è il messaggio. Andiamo oltre, non è uno studio, questo è un sermone. E poi se sta a fa pure lungo. Il Signore vedendo, perché il Signore vede, sembra che tutto va bene perché Dio non risponde, non castiga, non fa niente. Dio praticamente sembrerebbe quasi che non ci fosse. Ma Dio vede. Vedendo che la malvagità degli uomini era grande sulla terra. Qui non stiamo più parlando di Sodoma, Gomorra, Seboima, Alda, l'altra, come si chiamava, Atma, e le quattro città, che Sodoma, Gomorra più altre due, adesso è scritto in Deuteronomio. Non si tratta più di due o quattro città, qui si tratta di tutta la terra. Così come oggi la depravazione è su tutta la terra, l'ipersessualizzazione, accendi il televisore, è tutta ipersessualizzazione, cartelli per la strada, ti vogliono ipersessualizzare. Tutto fonda su questo, sul piacere, sul vedere, sul bello e sul subito, sull'ora, sull'adesso. Ce l'ho più. La malvagità era grande degli uomini sulla terra, che tutte le immaginazioni dei pensieri del cuor loro non erano altro che male in ogni tempo. Non c'era pentimento da parte dell'uomo, non c'era pentimento.
In ogni tempo non c'era pentimento, cioè c'era perseveranza, minimamente non si curavano. Allora l'uomo non si pente? Dio sì. Eccolo qua, Dio si pentì di aver fatto l'uomo. Ah, tu non ti penti? Tu non ti penti? Mi pento io, dice il Signore. Mi pento io di aver fatto l'uomo. Oggi dirà, mi pento io di averti chiamato. Mi pento io. Questo ovviamente è un linguaggio che ci fa capire la gravità, no? Come dicono quelli che attaccano il Signore, ah, Dio fa le cose e poi si pente, lasciateli stare, non perdiate tempo con questa gente. Se l'uomo non si pente, se il cristiano non si pente di aver peccato, Dio si pente di averlo chiamato e interverrà su di lui. Ai di quelli che oggi stanno, dopo aver conosciuto il Signore, apostatando contro Dio, contro la parola di Dio, perseguitando la Chiesa, cercando di distruggere la parola di Dio e cercando di distruggere quei pochi figlioli che gli sono rimasti al Signore. Ai di voi apostati! Ai di voi apostati! Ai di voi apostati! Perché l'ira di Dio è su di voi. Ve lo dice come mi chiamate? Questo pastorello. Io non mi sento manco un pastorello, mi sento un predicatorello, se è per questo. Anzi. E il Signore disse, quello che ho detto adesso, ah sì? Io sterminerò d'in sulla terra gli uomini che io creati, ecco perché il Signore dice tutto è mio. Io ti ho creato, io sono il tuo creatore, dice il Signore, e io ti distruggo. Dio non ci ha creati per distruggerci. Dio ci ha creati per vivere in un Eden. E noi che cosa abbiamo fatto? Lo abbiamo calpestato. Poi Dio ci ha vestiti, perché li ha vestiti Adamo ed Eva. E loro cosa hanno fatto? Il primo fratricidio. Poi Dio chiama un lignaggio. E cosa fa? L'uomo del suo lignaggio. Lo stiamo vedendo adesso. Poi Dio chiama Abramo, Isacco, Giacobbe, chiama un popolo per essere re, sacerdoti, per diventare la sua sposa. Cosa fa? Gli dà le spalle, lo lascia, lo abbandona, lo perseguita, uccide i profeti e si gioca così quello che Dio aveva predestinato per loro di essere la sua futura sposa. Poi Dio chiama la Chiesa attraverso Cristo. E cosa fa la Chiesa nella fine dei tempi? Pecca di apostasia. L'uomo, dirà Geremia 17, il cuore dell'uomo è insanabilmente insanabile, chi lo conoscerà? Dio ci ha creati per stare bene, per avere vita eterna, ma pochi sono quelli che trovano questa vita. E dice il Signore, io sterminerò ogni cosa, dagli uomini agli animali, voi che fate culto agli animali, che li amate, che ci avete i tempi o i templi dei topi, o che amate più il cane che il marito che la moglie, o dei stessi figli. Stermina gli uomini insieme agli animali, perché l'animale è stato creato per l'uomo e se l'uomo cessa di esistere, anche l'animale non ha più ragione d'esistere. Rinsavite voi che siete vegani e vegetariani per culto, per spiritualità. Lascia sta poi se non ti piace la carne perché non ti piace. Punto. Gesù non era vegano, non era vegetariano, perché se fosse stato vegano o vegetariano sarebbe andato contro la stessa legge mosaica, ignoranti. La legge mosaica proibiva e proibisce di essere vegetariani o vegani. Leggiti Esodo 12, quando una volta l'anno bisogna mangiare la carne dell'agnello in piedi. La legge proibisce di essere vegani.
Poi se vuoi essere vegano per fatti tuoi, bada bene a che no, poi non ti manchino le proteine. Ma per spiritualità è peccato. I rettili, gli uccelli del cielo, perché io mi pento, lo dice per la seconda volta, di averli fatti. E poi dice, ma Noè trovò grazia presso il Signore. Ancora oggi c'è una piccola greggia che trova grazia, perché la grazia la troviamo già nell'Antico Testamento. Ora questa grazia, che è un dono di Dio, implica delle responsabilità. Quello di costruirci un'arca. E molti si vogliono, l'arca rappresenta Gesù Cristo. Molti oggigiorno si vogliono costruire la propria arca con le proprie misure. Con le proprie misure. Ma dice anche la scienza che tutte le tradizioni che hanno il diluvio e che hanno la propria arca, dice la scienza, che tutte le misure che presentano tutte le arche delle varie popolazioni che hanno questo mito del diluvio, nessuna sarebbe potuta durare in un diluvio e che tutte sarebbero affondate meno una, quella biblica. Attenzione. Attenzione, perché la parola di Dio è sì e amen, e l'arca, per non affondare, doveva presentare determinate misure. Doveva essere 150 codi per 300 codi per 3 piani di altezza, eccetera, eccetera, eccetera. Legno di, che è, gofer, non mi ricordo, bagnata in pece dentro e fuori. Oggigiorno molti si vogliono fare la propria arca, il proprio Gesù, a propria immagine, a propria somiglianza. Lasciamo stare adesso i cattolici, gli altri, parliamo di noi. Quanti pseudocredenti che presentano la propria arca, il proprio Vangelo, le proprie regole, le proprie dottrine, che la salvezza non si può perdere, che la Trinità non esiste, che questo non è così, che la caduta all'indietro viene da parte di Dio, che esistono gli apostoli, eccetera, eccetera, eccetera. Hanno la propria arca, ma nessuna arca con misure diverse può sopportare un diluvio. E nessuna arca oggigiorno con misure diverse sarà accettata presso il Signore. E non si vedrà la gloria di Dio a chi costruisce oggi un'arca con misure diverse. Questa è la parola di Dio. Soffri? Benvenuto nel cristianesimo. Il cristianesimo è sofferenza. Anche, certo, è croce, è tribolazione, è travagli, o ti sei dimenticato delle sofferenze dell'Apostolo Paolo, delle sofferenze dei primi cristiani, del Colosseo che abbiamo qua a Roma, dei milioni di credenti che vengono perseguitati in 50 nazioni? Sì, il Dio, ho notato a tutti noi, che ci fa passare non la fame, ma necessità. Ci fa stare stretti, ci dà il minimo indispensabile. Il minimo ogni mese diciamo, oddio come faccio? La maggior parte di noi. Oddio come faccio questo mese? Oddio, 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 passa un anno. Oddio, 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 un altro anno. Oddio, 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 e ci abbiamo sempre tutto. Una camicetta, una maglietta, un pantalone, un tetto e un piatto de pasta asciutta a pranzo e qualcosa da mangiare a cena e andiamo avanti. Non ci dà né ricchezze né grandi cose, andiamo lisci lisci lisci. Poi ogni tanto ci abbiamo qualche cosa di respiro e subito il mese dopo la ripaghi. Sì, è così, per la maggior parte è così, non per tutti, ma per la maggior parte è così. Perché tutto sommato all'essere umano le ricchezze non gli fanno tanto bene. E allora il Signore sa com'è il nostro cuore, Lui ci conosce, ci dà il giusto. Rallegrati della tua croce. Qual è il tuo problema? Che ti manca? Ti manca un partner? Goditi questo momento di libertà, poi quando arriverà il tuo partner, sa voglia lavapiatti a passare aspirapolvere. E poi direi, oddio!
vorrei stare 5 minuti da solo. E invece no, devi tribolare. Ovvero, rallegrati della tua situazione. È sempre la miglior cosa che Dio sceglie per te, anche quando tu non comprendi. Dio sa quello che deve fare. Ma riguarda i tempi, sono tempi difficili. Tempi angustiosi, angosciosi, quello che verrà sull'Europa? Vi faccio una previsione mia, che non sto dicendo così, dice il Signore, non sto dicendo questo. Ho detto quello che io penso. Io penso questo, che quello che sta succedendo in molte parti del mondo, un paese su tutti, Ecuador, informatevi quello che sta succedendo, addirittura questo video doveva durare 20 minuti, è già passata un'ora. Vabbè, altro che 20 minuti. Non so capace a fare cose corte. Quello che sta succedendo in Ecuador è terribile e la Chiesa non ha la possibilità di andare in un luogo di culto perché è pericoloso. Rischiano anche che ti sparano per strada. In Europa la violenza, per i motivi che già conosciamo, si sta espandendo. Si sta espandendo. Non è da scartare il fatto che ci sarà da qui a breve tempo, probabilmente, spero di sbagliarmi, è una mia idea, ripeto, è una mia idea, un tale livello di insicurezza che non so quanto potremo uscire di casa, già in alcune parti sta accadendo, e non è detto che non vengano attaccate anche delle comunità, delle chiese, chiamiamole così, e che qualche chiesa possa anche chiudere, o per altri motivi. È una mia impressione che, ripeto, può essere giusta, può essere sbagliata, anche se io spero sia sbagliata. Quindi sono tempi incerti, tempi duri. Riguardiamo al Signore. Qui non si tratta di mettere paura, si tratta di essere obiettivi. Io non so dove vivi tu, io vivo sul pianeta Terra, i giornali li leggo. Se tu sei ignorante è un tuo problema. Queste cose, quelle che io sto dicendo, le dice il mondo pagano. E ne dice di un miliardo di volte peggio. Ho finito. Bene. Doveva durare 20 minuti? È durato un botto. Bene, cari fratelli, io ho finito. Dio vi benedica. Grazie per essere stati qui. Ricordiamo che il Signore ci sta formando e la formazione dura tutto il tempo della nostra vita. Quindi, se siamo caduti, rialziamoci. Amen. Io vi ringrazio per essere stati qui. E bene, 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 bene. Allora, vi saluto, facciamo un giro. Ero arrivato qua. Allora. Amen. Gloria a Dio. Amen, gloria a Dio. Pace Daniele, non ti avevo salutato prima. Bibbia, pace. Allora. Pace Alessandra, Dio ti benedica, non ti avevo salutato. Poi Davide, pace anche a te, non ti avevo salutato. Perché sono pochi? Beh, l'abbiamo detto in Geremia 17, a causa del cuore, no? E beh, l'uomo ama più se stesso, la carne. C'è la parabola delle zizzagne, una parte del grano cade in terra buona, un'altra parte in mezzo alle spine, un'altra parte nella roccia e così via discorrendo. E quando il cuore è attaccato alle cose di questo mondo,
La maggior parte degli uomini sono così. L'uomo è insanabilmente insanabile, inguaribile. E Dio ci lascia fare le nostre scelte. Hanno amato più le tenebre. L'abbiamo dette queste cose. L'uomo ama i piaceri. Dio ci permette le sofferenze proprio per questo. Nel mondo avremo tribolazione, amen. Amen, ok. Enza Pace, Anna Maria Pace. Allora, sì, buonanotte Anna Maria Ruggeri, buonanotte a tutti. Giusto, condivido pienamente. Core so, 9:30. E mo tra un po', verso le 10:30, mi ritiro pure io. Allora, cari fratelli, io vi ringrazio, Dio vi benedica, pregate per me, per noi, e noi pregheremo per tutti voi, gloria a Dio, preghiamo gli uni per gli altri e andiamo avanti. Grazie per essere stati qua. Dio vi benedica. Con voi, come sempre, è stato Alessio Evangelisti. Se il Signore vorrà, ci vedremo al prossimo video. Ci sarà, non so quando, un video molto, molto importante. Bene, il Signore vi benedica a tutti quanti. La pace sia con tutti quanti voi. Amen.